Mario. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Mr. Mario e oggi siamo tornati su Minecraft. Ora voi vi chiedete dove sono? Beh, non lo so neanche io. Anche questo è molto strano. Però mi sono trovato un sacco di cose qui nel mio inventario. Cioè nel mio inventario. Non ho neanche capito cos'è questo. Eh? Nucleo del reattore Nether? Tutto questo non mi porta a niente di buono. Sono molto 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 spaventata. Vabbè, mi sono trovato queste cose andando nel mondo. Ok, ce l'ho fatta. Ma quello cos'è? Questo quadro poi? Molto strano. Oh, ho una bella piscina, devo dire. Ma dove sono? Ragazzi, ho paura di entrare qui dentro, non so che cosa ci sia. Che cosa sono? Vabbè. 3, 2, 1. Che cos'è esattamente questo? Ma ragazzi, non realizzo, io non sto capendo cosa sta succedendo. Poi ragazzi, provo a volare e non riesco a volare. Anche questo è molto strano. Sono i villager. Ma ciao villager, avete dei tipo qualcosa? Oh! E porti in faccia no, eh? Così imparate. Vediamo in un altro. Non ho capito ancora che cos'è questo. Ma perché mi chiudono le porte in faccia? Ti meriti una punizione. Tac. Ok. Bella cascata. Vabbè, allora andiamo in questa casa e vediamo che cosa c'è. C'è uno spawner di villager. Sei belle spiate in non mi ricordo come si chiamano. Comunque questo. Però ragazzi, voglio vedere che cos'è quel Nether Reactor. Mi pare si dica così in inglese. Ma non ti arrabbiare, eh? Sta calmo. Mi pare che si dica così in inglese. Ragazzi, quasi quasi sapete cosa faccio? Il Nether Reactor lo piazzo proprio qui nel Ether, da quello che ho capito. Questo è il contrario del Nether. Sì. Quindi andiamo a piazzare qualcosa. Adesso ragazzi, guardo un po' la procedura come si fa e poi lo facciamo. Non l'ho mai fatto, è la prima volta veramente. Ok ragazzi, mi sono documentato e in teoria scusate, si deve fare tipo così e poi prendere la roccia, che questa roccia anche va bene. Adesso praticamente si deve fare tac 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 e tac, e poi mettere pietra qui, scusate, qui. Ragazzi, questa è una versione molto più nuova di quella dove ho guardato come fare il Nether Reactor, quindi credo che, sinceramente, credo che non funzionerà. Praticamente adesso mettiamo il nucleo del reattore del Nether. Ok,
non è proprio quello che pensavo che fosse. Tac 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 tac, scusate, ok, così, ok, ora mi pare si facesse, non me lo ricordo più, scusate, così, credo che sia finito se non mi ricordo male. Ora con una spada qualunque, facciamo così, non succede assolutamente niente, forse questa è la cosa corretta, no, credo che forse è perché siamo in modalità creativa, quindi metto in sopravvivenza e ci vediamo dopo. Ok, sono in modalità sopravvivenza, vediamo se funziona. No, non funziona. Bene. Quindi posso dire che abbiamo fallito. Bene, quindi ragazzi direi di tornare nel nostro normalissimo mondo. Alleluia ragazzi, siamo tornati nel nostro mondo. Ah, il nostro caro vecchio mondo. Andiamo al villaggio. Ecco il nostro bel villaggio. Volevo fare... Non so cosa fare oggi. Potremmo provare a fare, scusate, è passato un trattore a casa ovviamente. Dicevo, potremmo provare a fare una cosa un po' strana, forse non vi piacerà. Praticamente prendere le resti di roccia. Ok, allora devo stare... Ok ragazzi, è una cosa un po' difficile perché se deve stare all'inizio un po' giù, quindi si deve spaccare il terreno per fare questo. Ok. E questa cosa si fa per tipo 1, 2, 3. Questa cosa qua sto facendo adesso l'ho fatta tipo 10 volte. Scusate ragazzi, ho sbagliato, non era da farlo 10 volte perché sarebbe un po' basso, ma 15 volte. Quindi adesso abbiamo fatto questa cosa e prendiamo la roccia e facciamo questa cosa qui. Allora, in teoria 1, 2 per 1, 2. Praticamente al 5x5 se non mi sbaglio. Aspettate che conto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sì. Quindi allora siamo a 3, 4, 5. E poi andremo a chiudere normalmente così. Voi ora vi chiedete, ma che cavolo stai facendo adesso? Ecco, io voglio provare a fare un UFO che sta un UFO a bassa quota, ecco. Cosa ho fatto? Cosa sto facendo? Ok. Poi alla fine l'idea iniziale è che praticamente io stavo provando a fare sul mio computer, io faccio gli esperimenti prima di fare le puntate. In teoria la cosa primaria era di fare una mega torre di controllo, però mi è uscito male, quindi mi è uscito un UFO. Ecco, questa è la verità. Ok, facciamo così da tutte le parti, ecco, bene così. Ok, fatto. Ora con la roccia sempre andiamo a chiudere così questo. Ok, ora
facciamo stessa cosa di qua, andando a chiudere tutto così, ovviamente. Ok, così. Ecco, così. Sì, così. E poi andiamo a chiudere così, guardate allora. Poi vabbè, gli interni non ci interessano perché non si può entrare praticamente. Come faccio, come faremmo, non lo so. Ok. Qua chiudiamo così, facciamo così. Vediamo. E quello è il nostro UFO. Magari facciamo il posto qua, tipo. È un'idea, ragazzi, non l'ho ancora fatta sta cosa in verità. Era un'idea tanto per tipo tipo fare così. No, ok, scherzavo, prendere la lastra, fare così, tac 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 tac. E qua andare a chiuderlo. Ok. Ok. Andare a chiudere tutto. Però non chiudiamo qua perché ci dobbiamo mettere un animale. Spaccare i vetri. Ok. Adesso con le lastre devo fare così. Ok. Ora prendiamo tipo una mucca. Così a caso. Prendo, anzi, prima prendo molte torce. Ah, non le mette sul vetro, è vero. Vabbè, fa niente. Allora prendiamo sta mucca. Però facciamo più stop qui. Prendiamo sta mucca. Quindi mucca, eccola. Uomo di mucca. Ah, è lì dentro già. No, non sto uscendo. Oh, dentro. Vabbè, sta mucca, cioè no, davvero. Vabbè, allora riprendiamo l'uovo di mucca e mettiamoci magari una mucca grande, ecco, proprio quello che volevo. Andiamo a chiudere. Ok, e la mucca prelevata dall'umanità è pronta. Vabbè ragazzi, questo era l'ultimo episodio che volevo fare. Vabbè ragazzi, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se vi è piaciuto, se non mi piace qua sotto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!